incredibile, ma la notizia è certa. Mi è arrivato questo giornale dalla Francia. Palermo è in sorta. In sorta? Sì, quel Garibaldi ce l'ha fatta. Pare con l'aiuto di un gran principe e di un brigante. Ma pensa, è quello che sognano quei ragazzi, la guerra di popolo. Che faccio adesso? Chiudo la scuola, sì. Un po' per prudenza, un po' per non tormentarli con le mie incertezze. Che succederà adesso? Ma chi lo sa che cosa succederà? Buongiorno. Buongiorno. Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Matteo, non ci capisco più niente. Ho solo dubbi, paure, incertezze. Ho combattuto anch'io, ho cospirato anch'io. Ma Matteo mio, no, non erano i tempi giusti. Lo so, colonnello, ma cosa facciamo adesso con questi ragazzi? Li mandiamo via? No, dirò due parole soltanto per salutarli, Seduti. No, niente cerimonie. Seduti. Miei cari ragazzi, chiudiamo oggi il nostro anno di scuola. L'ultimo, forse, per il vostro vecchio maestro. So che avvenimenti gravi si stanno preparando. Giornate luminose per l'avvenire del nostro paese. Giornate luminose che metteranno a prova quanti hanno saldezza d'animo, bellezza di ideali e fermezza di propositi. Ragazzi miei, bisogna credere, profondamente credere, che il mondo va verso un destino migliore. E io sono certo che tutti voi troverete il vostro posto. E sono certo che il mio insegnamento avrà avuto il potere di risaldare in voi la fede nell'avvenire. E che comunque, dovunque voi mi sentirete vicino, presente, in mezzo a voi, con gli stessi vostri sentimenti, con le stesse vostre giovanili aspirazioni, anche se con altre gambe. Matteo, il cuore comincia a fare il matto. Tutta la Sicilia pare che si stia pigliando questo Garibaldi. E dicono che c'è anche un frate con lui. Mo, io ne capisco poco. E non c'è nessuno che possa informarmi. Il colonnello è ammalato. E ora c'è anche Antonietta. Come, non lo sai? Non te l'hanno detto? È tornata dal collegio con un gran febbrone e la malaria. Tu vuoi bene a donna Antonietta, Bravo. È la più buona, è la più cara di tutti. Ah.
sento niente. Va bene, appena sveglia glieli porto su io. No, io li porto io. Ma che sei pazzo? Sono sveglia. E tu che cosa fai così? Stai meglio? Cosa mi hai portato? Li hai colti dove t'ho detto io? Dal fico sopra la fonte, proprio allo spuntare del sole, come hai detto tu. Proprio? Sì, lo so che tu fai tutto quello che voglio io. Tu sei la padrona. Come sono freddi. Senti come sono freddi. Quando mi viene la febbre fredda così. Mi corre addosso dappertutto come ghiaccio nelle vene. Però ti è passata, non è vero? Va e viene. Ne mangio uno. Qual è il più buono secondo te? Sopra ci sono i più maturi. Tu non ne hai mangiati? No. Per lasciarli tutti a me? Per farlo più presto. Tu avevi detto che... Buono. Su, mangiane anche tu. Ma che fai? Mi guardi mentre mangio? Dimmi quello che vuoi e io vado in capo al mondo per prendere quello che a te piace. Questo mi piace. Buona, Fugnitta, buona. Non fare la brontolona. A letto tu, a letto. Dio, Dio non la fare morire. Non la fare morire. Vuole bene come una sana. Beh, certo, Pietro si farebbe ammazzare per noi. Io penso che potremo affidarglielo. La porterà lui a Termoli, con Carlo Antenucci. Se tu te ne resti qua con i tuoi malati, eh? Grazie, papà. Sì, sì, guarirà. Guarirà Antonietta. Aria di mare, cucina buona e soprattutto... e soprattutto... lontano dalle tue cure. Sei diventata leggera come un uccello. Allora non ti stanchi a portarmi? Se vuoi, io ti porto sempre così. Carlo!
niente, niente. Dallo, forza. Siete più un branco di sudditi, senza fede e senza disciplina. Adesso fate parte della Guardia Nazionale della vostra regione. E proprio perché siete venuti volontari, dovete essere più disciplinati. Silenzio! Silenzio! Ascoltiamo il dottor De Risio. Il colonnello Don Giovannino De Risio, mio zio, ringrazia i patrioti di Civita, di Lupara, di San Felice, scusandosi di non poter lasciare il letto per malattia. Gravi febbri reumatico catarrali con complicazione ai visceri. Ma alla generosa impresa augura quel successo che spetta agli audaci. Vorrei dire... È commovente.
la partecipazione popolare qui da voi. Si vede che il popolo è stato ben preparato. Anni di cospirazione. I contadini seguono Don Matteo. Don Peppe spaventa, sempre il solito siete voi. Don Matteo, Don Matteo Tridone. Singolare figura di prete. Il colonnello Derisio l'ha un po' dirozzato, a parte un certo primitivo desiderio di giustizia. E ti pare nulla? È l'unica cosa che può muovere i contadini. Ne hanno avuta così poca finora di giustizia. Don Beppe spaventa, attenzione, statemi a sentire. Col tempo, molto tempo, i contadini potranno essere abituati alla libertà. Ma senza il loro aiuto, la libertà non potremo dargliela. E l'Italia non si può fare. Certo, certo. In pratica, elementi come quel prete sono preziosi. Però dovete saperlo dirigere, controllare, con garbo, naturalmente, senza scoprirsi. Io do ragione a entrambi, mi capite? Alle volte la politica è fatta di sfumature. Papà. Stefano. Figlio, hai fretta di arruolarti. Vai, arruolati. Come padre vorrei trattenerti, ma come cittadino ti approvo. Ma ricorda, sii prudente. Beh, anche a voi la libertà è un diritto degli uomini, di tutti gli uomini. Siete uomini voi, o no? Ma certo, certo che siete uomini, non siete bestie da fatica. Ma ne hanno inventate tante, questa gente istruita di paese. Ci fanno le cause, i pignoramenti, le citazioni. Hanno sempre ragione loro. Seppe, non sono loro che hanno inventato la libertà. No, però gli piace assai. Ma deve piacere anche a voi. Potete dire le vostre ragioni. Potete difendere i vostri diritti. Pensate al caso delle Camarelle. Ci sono voluti 150 anni per vincere la causa. Ebbene, al tempo dei feudatari c'era voluto solo mezza giornata per mettere le pietre di confine e prendersi le terre comunali. Allora, adesso potremmo riprendere le cose nostre. Che cosa? Ai tempi antichi, mi raccontava mio padre, tutta la montagna, fino ai boschi e più in là, era libera. Si poteva pascolare e far legna. Certo, certo, figlioli, certo. Verrà il vostro momento. Bisogna solo sapere attendere. Don Matteo. L'anima a Dio e la roba a chi spetta. Pietro! Pietro! Carlo! Nitta!
Barrate tutte le porte. Chiudete le finestre. Non fate entrare nessuno. Sono solo che aspettate, via. Don Michele. Sentite, Don Michele. Correte a Civita, da Don Pietro Leone. Ditegli di mandare subito un distaccamento dalla Guardia Nazionale. I contadini si ribellano. No, aspettate. Aspettate, no. Forse è meglio che ci vada mio figlio. Carlo! Carlo! Pietro! Prendete i fucili. E se qualcuno prova ad entrare, sparate. Don Matteo, per questa volta siete stato perdonato. Ma fate attenzione a quel che dite ai contadini. Ma io ho sempre detto, l'anima a Dio e la roba a chi spetta. Potevo parlar meglio. Ci avete dato un sacco di lavoro. Abbiamo dovuto controllare i confini dei terreni, reprimere le usurpazioni. Usurpazioni? Usurpazioni? Ma quelle erano terre comunali, anticamente destinate al pascolo. Che i feudatari, quelli sì, illegalmente, avevano usurpato. Don Matteo! Don Matteo! Lasciate stare la politica. Qualche bella messa per Vittorio Emanuele, questo sì. Al resto penseremo noi. Ma dopo, dopo, ogni cosa a suo tempo. Del resto, chi ha dei diritti li faccia valere, ma con la legge siamo qua per questo. Portino gli atti, i titoli, i documenti e noi li esamineremo. Bravo, questo che volete, eh? Questa è la libertà. Tribunali e cause. Se per difendere i deboli dalle ingiustizie ci vogliono cause che durano ancora 150 anni, non mette conto di fare l'Italia. Ma insomma, non dite eresie. Qui si tratta di cacciare i borbonici. O credete che già sia tutto finito? Ma proprio perché c'è ancora tanto da fare, che bisogna stare attenti a quello che si fa. Ma insomma, ma che volete? L'anarchia nelle campagne? Don Matteo, sentite, io sono d'accordo con voi, lo sapete. Ma non tocca a noi aggiustare il mondo. C'è Don Peppino Garibaldi, grazie a Dio. Quello sì. Quello può, quello è un santo, un uomo giusto e farà giustizia. Pensate, da solo, con 6 compagni, ha preso Napoli e i napoletani tutti a fargli festa. Applausi, bandiere, canzonette, fuochi d'artificio. Viva Garibaldi! Don Matteo, promettetemi di calmare gli animi. A voi vi stanno a sentire. Io torno con i miei uomini a Civita. Liberatore, venite in me.
da chi? Viva Garibaldi! Viva Garibaldi! Scappano o arrivano. Ma chi vince? Il grano non l'hanno ancora restituito. Gli arnesi non li hanno ancora pagati. Nessuno va più a lavorare. Chi farà rispettare la legge? Prevedo una vasta rivoluzione europea in nome della fratellanza e secondo il principio maggiori meriti, maggiori beni. I meriti saranno stabiliti dalla giustizia. Quale giustizia? Quella divina o quella umana? Quella degli uomini liberi, signore. Allora? Terribile per noi. Come nel 99, nel 21, nel 48. Quanti ne ho visti morire così. Un odio improvviso, ma lungamente concepito. La colpa è di gente come voi, notaio Scanzi. Non scambiate la libertà politica con l'anarchia. La rivoluzione significa il trionfo della legge. La legge. Con gli spari alla porta e soldati che corrono per le vie. Quali soldati? Io purtroppo non farò in tempo a vedere le novità, ma ci saranno le novità. Dirlo ora richiede una grande fede. Buona regola è rifarsi alla storia. Chi comanda al lupo impara a non perdere. Il Borbone pare tornato definitivamente. Regoliamoci. Antonietta, la mia cara Antonietta, è morta. Morta. E la colpa è tua. Tu non sei andata a trovarla a Termoli per paura. La colpa è tua! Tua! Tu ci hai convinto a mettere il ritratto di Savoia nella cattedrale. Ci considerano liberali per l'ospitalità che ti diamo! Tu! Ma cosa dite? Ma come?
Eravate tutti d'accordo. Ma, Don Eutizio, la Guardia Nazionale l'avete chiamata voi in questo paese. Per proteggere beni e persone. Ma il ritratto è colpa tua! Bisogna togliere il ritratto. Se la colpa è di Matteo, a voi dei Risi non possono fare niente. In quanto a me, andrò via appena scuro. Che assobillato i contadini! Ma i contadini sono fedeli al re. Dai padroni che si mettono a fare politica non si aspettano niente. Bisogna togliere il ritratto. Ma chi va a toglierlo? Chi ci va? Ci va Pietro. Sì, sì, Pietro. Lui è coraggioso, è fidato. E mangia il nostro pane. Da solo non può farcela. Lo aiuterà. Carlo. Ma cosa dite? Ma cosa dite? Se li prendono, bisogna togliere quel ritratto! Tu sei il padrone. Se lo comandi, lo farò. Avevano ancora 20 anni, troppo giovani per morire. È terribile. Che? Gioacchino mi dà. Ah, sì. Avrei voluto morire per lui a quel tempo. Ma vai avanti, ti stavo ascoltando, Matteo. Allora io dico, perché rubare quello che vi spetta? Non è meglio averlo con la legge? Ma certo, certo, hai fatto bene. Ma questi galantuomini preferiscono fare da soli piuttosto che avere qualcosa in comune con i contadini. Un'altra occasione perduta. Aiutami. Grazie. Ma dei pazzi. Ecco. Politicamente incapaci. Solo. Può un prete lasciare solo un infermo? Ti ringrazio, Matteo. Sei un vero amico e un buon prete. Il caffè. Finito? Il caffè, signor capitano. No, no. Aspetta, aspetta. Faccio da me. Preferisco portarglielo personalmente per avere io stesso l'onore di... Tenga, prego. Prego. Così? Va bene così? Prego. Ma come può essere nata una diceria così malvagia, signor capitano? Io sono stato sempre di fede liberale. Sì, signore. Anche
ieri l'altro, quando c'è stata quella passata di sbandati borbonici. Io l'ho detto a tutti qua dentro. Calmi, calmi, state calmi. I piemontesi sono a due passi. Verranno presto i piemontesi. Gli italiani, sarebbe a dire, signor capitano, eh? Gradisce un sigaro? No? È la verità. È la verità, signor capitano. Sono io che ho chiamato la Guardia Nazionale qui da noi. E non per mettere ordine. Non soltanto. Per patriottismo. Sì, signore. Per patriottismo. Da Cito, l'ho chiamata io. Io non ho dato nessun ordine di togliere il ritratto di Sua Maestà Legittima Vittorio Emanuele. Ma come potevo, signor capitano, dare un ordine io? E chi sono io? Un povero disgraziato che fatica tutto il giorno per mantenere la famiglia, perché ho famiglia io. Ho famiglia io. Io non sono stato, lo giuro. Io no. Io lo so, lo saprei. Lo saprei che è stato, non voglio dirlo perché... Certo, se necessario, potrei dirlo a lei che rappresenta la legittima autorità nazionale. Finalmente la rappresenta. Bene, è stato un povero contadino ignorante, ignorante, reazionario, non conta nemmeno dirlo il suo nome, signor capitano, eh? Certo, se necessario, le sa, questi contadini rozzi non sanno nemmeno quello che fanno quei loro borboni, perciò, beh, chi ha tolto il ritratto è il più turbolento, sì. E lui è l'unico responsabile. Pietro Veleno. Si chiama Pietro Veleno. Lui. Pietro! Pietro, sveglia! Che c'è? Ti stanno cercando. Ti hanno tradito, anime dannate. Chi? Chi? Chi ha parlato, don Matteo, dimmi? Non importa, figlio, tu pensa solo a scappare. La paura li ha dannati. È comodo scambiare la propria pelle con quella degli altri. È comodo, ma Dio li punirà. Ma chi è stato? Chi è stato? Carlo, vieni con te, il fucile ce l'hai. Vieni, vieni, gli ho portato un po' di piombo. C'è nessuno in giro, Carlo? Nessuno. Questi sono quattro ducati. Sono del colonnello. Ti potranno essere utili. Ma chi ha parlato? Chi? Presto, presto. Tieni, tieni. Avanti. Via. Dobbiamo stare attenti. Avrebbero fatto lo stesso, credetemi. Noi vecchi rischiamo male i nostri giorni, giorni contati. Io non reggerò questi cose. Aiutatemi, Don Matteo. Don Matteo, loro sono giovani, sani. Passate la bufera, staranno meglio di prima. Meglio di prima staranno! Vergogna! Meglio di prima staranno!
Vergogna. Me ne vado. Non dormirò più in questa casa. No. Don Matteo. Viva Don Matteo. Dobbiamo andare verso Celenza. È lì che combattono per Re Francesco. Così ho sentito dire. La direzione è questa. Ma siamo allo scoperto e bisogna correre. Francesco! Giù le armi! Che fate da queste parti? Andiamo scappando! Perché? Ci stanno dietro! Ci vogliono fucilare! Abbiamo fatto un'azione in favore del vostro re! Del nostro re, allora! Su, piccioni senza fiele! Andiamo, su! Prendete i fucili! Andiamo! Su! Su! Ma tu eri soldato? Sì, in un reggimento di fanteria. Hai fatto proprio la guerra? No, la guerra no. Dovevamo partire per la guerra. Ma Foggia, comandante e ufficiali sono scappati. Sono andati a combattere con i nemici. Ci hanno tradito. E noi ci siamo trovati soli. Ora eccoci qua. Tutti tradiscono. Apri la via! Chi sono? Dei nostri. Vengono da guardalfiera. Come ti chiami? Pietro Veleno. Eh? Pietro Veleno! E tu? Carlo Antenucci. Igor! Vieni. Qua! Spara!
bravo! Puoi fare il soldato del re. Ehi! Te! Spara! Fermo! Non fare il pezzo! Stanna! Dobbiamo stare con loro, Carlo. Perché se ci pigliano gli altri, ci fucilano. Poi vedremo. Se ci avvicineremo ai confini, cercheremo di scappare fuori dal regno. Don Matteo mi ha detto che se riusciamo a mettere piede nel regno del Papa, siamo salvi. E dov'è il regno del Papa? Non lo so. Non lo sai, eh? Deve essere molto lontano. Roma. Dove sta Roma? Domattina partiamo. Non possiamo mica farci prendere in trappola. Come lepri! Via, filata! Via! Via! Perché tanta fretta? Non dobbiamo aspettare il corriere del generale. Cola ha visto la banda Velardi che si ritirava verso il Trigno. Ci sono guardie nazionali in tutto il territorio. È vero, Pietro Veleno? A Guardalfiera ci sono. Siamo scappati per questo. E poi Santuccio non torna. Doveva essere qui all'alba. L'hanno sicuramente preso. Quanti anni hai? 21. Perché sei venuto proprio qui? Come si chiama? Maddalena Ciccaglione. L'abbiamo presa alla masseria del padre. Il sergentello se l'è tenuta tutta per sé. Non ha neanche chiesto il riscatto. E d'altra parte chi lo chiedeva? Gli ha ammazzato il padre e i fratelli. Santuccio! Santuccio, sei tornato. Pensavo che eri morto. E dove stanno Felice e Michele Sterpa, eh? Dove stanno? Falla pagare il doppio. Ci è costata due compagni. Chi è? Chi è? E chi lo sa? Non parla. Ha la bocca chiusa dallo spavento, guardala. È un ragno. Ma parlerà! Carrozza e servi. Varrà almeno 5.000 ducati. Chi sei? Come ti chiami? Chi è tuo padre? Parla! Rispondi! Lei ce l'ha fatta! Ci penso io. Tutto il territorio di Larino è pieno di guardie nazionali e di camicie rosse. Di giorno non si può più camminare. La figlia di Rocco Sciarretta di Montefalcone andava a Termoli dalle suore francesi.
Bene. Bene! Bene! Crocchito! Scrivi. Scrivi, 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 scrivi! Amabilissimo Don Rocco. Vostra figlia, donna? Giocondina Sciarretta. Donna Giocondina Sciarretta. Abbandonata dai vostri garzoni che uccisero due miei soldati. Si trova presso di me sana e salva. Mandate a prendere una persona di vostra fiducia. Dopodomani, festa di San Francesco. La persona deve essere senza armi e deve portare 5.000 piastre di buon argento e trovarsi alle 21 ore in punto alla Morgia Rossa. Amabilissimo Don Rocco, noi lo sappiamo che voi siete molto ricco e che misurate i ducati a tomoli. Questa è pizzicata di tabacco per voi. Se non sarete segreto e puntuale, uccideremo donna Giocondina, bruceremo le vostre masserie. E il peccato ricade sulla vostra coscienza, che ha ammazzato una figlia per avarizia. Vi stringo la mano, vostro devotissimo servitore, Ferdinando Nazzaro, alias Sergentello, capitano dell'armata francescana. Metto il segno di croce. Ah! Scrivi tutto. Pietro, perché non ce ne andiamo? Torniamo a casa. Ci nascondiamo qualche giorno. Io credo che se pure ci prendono non ci fanno nulla. Ci ammazzano! Chi ci ha traditi? Don Euticchio, è sicuro? No, non è possibile. La figlia è buona. Il padre no. Sta zitto! Giù! Avanti! Aspettiamo che vengano fuori. Non sparate più. Ve lo dico io quando è il momento.
Ci vogliono accerchiare. Madonna mia! Asciugate i colpi! Aspettate, non vi preoccupate. Quando è il momento ve lo dico io. Cercate di fuggire. Che cosa succede? Credo siano i nostri che tentano di risalire la vallata. Inseguiamoli! Chi è? E tira qua, Dio! E tira qua! Via! A te! Non inseguiteli, ci sono migliaia di guardie nazionali sulla montagna! Bisogna ritirarsi, laggiù! Capitano Lamor Tornet, agli ordini diretti del re di Napoli. Signor Conte, ci siamo tutti e aspettiamo solo i vostri ordini. Chi è? È nostra prigioniera. Prigioniera? Fate prigioniere le donne? Voi siete dei banditi o dei soldati? Noi altri non abbiamo neanche di che mangiare. Col suo riscatto guadagneremo almeno 5.000 ducati. Non li vale. Ve la lasceranno. E chi è questa bella signora? È mia, signor Conte. Vostra moglie? È mia e basta. Il mio compito è di raccogliere le bande isolate. Tutto il Molise è nelle mani della Guardia Nazionale. Bisogna per il momento pazientare. È necessario ricongiungersi al grosso delle truppe dei contadini che si sono ribellati ai piemontesi. È giovane. È come me. Ridicule. Sono morti tutti e quattro. Un'imboscata. La ragazza è fuggita. Ti ucciderò, Rocco Sciarretta. Ti incendierò la casa. Ti scannerò tutte le bestie. Andrò a riprendere la ragazza. Capitano, ora basta. Cerchiamo di fuggire. Ho visto mia moglie. Mio figlio è morto. Mi hanno rubato tutte le pecore. Roba di brigante, non ho padrone! Basta con le donne. Non ve le faccio più vedere. Vi rammolliscono! Di anche tu. Togliti dai piedi. Non ti voglio più vedere. Tu sai che non pensi quello che dici. Coraggio! Andiamo a Termoli! Voglio rimettere le unghie su donna Giocondina Sciarretta! Non ci sarà! Dopo quella ho paura, il padre se la terrà sotto chiavi, ragnetto! Altro che collegio! Se non ci sarà lei,
Ci saranno altre ragazze. Le prenderemo e le porteremo qua. No, toccare le monache porta disgrazia. E chi vi ha detto che toccheremo le monache? Non voglio mica dannarmi io. Guai a chi tocca le monache! Alle altre ragazze? Sono donne qualunque. E quelle le possiamo toccare! Molto divertente. Non è proprio il tipo di guerra che pensavo di far qui. Nespa? Pietro, sei in pensiero per Antonietta? Non per questo. Lei è morta, lo so. Hai paura che ti riconoscano le suore? Ho paura di tutto. Perché non scappiamo? Per dove? Pensi sempre al regno del Papa? Siamo perduti, Carlo. Abbiamo ucciso.